da Accademia del Fantacalcio, oggi è una giornata grigia e quindi torniamo al bianco e nero perché parliamo di una storia vecchia ma che è molto attuale perché ieri è stato l'anniversario della scomparsa del Grande Torino a Superga il 4 maggio del 1949. Tutti avete sentito insomma notizie, telegiornali su questa questione, su questo lutto per questa squadra. Avete visto magari questa mattina il capitano di Torino Belotti recitare tutti i nomi delle persone che erano sull'aereo, ma noi vogliamo sapere, vogliamo raccontarvi cos'è il Grande Torino, perché è passato così tanto alla storia. Ecco, io voglio soffermarmi su tre punti. Il primo punto è la modernità di quella squadra in quel periodo, cioè il presidente Ferruccio Novo dell'epoca riesce a assemblare una squadra che guardava molto per esempio al calcio britannico, che in quegli anni aveva cambiato il calcio, e adesso vi spiegherò perché, ma riesce a mettere insieme dei calciatori che hanno una mentalità veramente nuova, non più difensiva ma molto offensiva, e che quindi innestano nel calcio italiano una ventata di aria fresca che poi negli anni 50 e soprattutto 60 porterà alla crescita del movimento e alla vittoria dell'Europeo nel 68. Ma tutto parte dal Grande Torino in realtà, perché questi grandi campioni dell'attacco, Gabetto, Mazzola, padre, e Ossola con il centrocampo, Loic e Menti, veramente è da loro che parte la rivoluzione tecnica del calcio italiano. E come parte, e qui arriviamo al secondo punto, una rivoluzione tattica. Cioè, negli anni 30, in Inghilterra, l'allenatore dell'Arsenal, Herbert Chapman, aveva inventato il sistema di gioco. Fino a quel momento c'era il sistema, c'era il metodo, che era un sistema difensivo. C'era solo la punta, tutto in difesa, con il grande libero lì fermo, e poi si segnava difendendosi. Quello che poi calcio italiano ha rifatto anche dopo. Chapman inventa il sistema, che è praticamente una specie di 3-2-2-3. Come funzionava? Funzionava che c'era questo trio di difensori, una difesa 3, quindi un mediano che c'era prima viene arretrato in difesa e il centrocampo viene arricchito da più talento, più tecnica e più uomini. E c'era il trio d'attacco con una sola punta e i due che giravano in mezzo. Il Torino in Italia è la squadra che applica questa situazione e lo applica benissimo perché c'è questo Ossola, attaccante preso dal Varese, che diventa perno centrale con questi due grandi talenti, Mazzola e Gabetto, che ruotano attorno. Quindi il Torino riesce a dominare ben 5 campionati, dal 42-43 al 48-49, l'ultimo scudetto che viene vinto tra l'altro dalla squadra Primavera alla fine, perché il Torino, la maggior parte del Torino, a parte i due giocatori, muoiono nella tragedia di Superga, erano andati a giocare un amichevole col Benfica, che era la squadra più forte del mondo in quel momento, perdono 4-3, ma danno un grande spettacolo. E tutti pensano, questa squadra potrebbe dominare anche in Europa negli anni prossimi, pensate che non c'era ancora la Champions League o la Coppa dei Campioni, quindi il Torino avrebbe potuto partecipare alle prime edizioni, ecco. Quindi è stato un grande peccato, però quella squadra, proprio per questa morte, è diventata immortale. E terzo punto, questa è una interessante, è il quarto d'ora del Torino. Che cos'era? Il quarto d'ora del Torino era quell'atteggiamento che il Torino aveva in certe squadre, diceva la prendiamo sotto gamba e poi li asfaltiamo. Facevano così, c'era un coro a un certo punto, un quarto d'ora dalla fine, di un tifoso un po' bizzarro, un po' particolare, e il capitano della squadra, Valentino Mazzola, si tirava sulle maniche, quello era il segnale, ragazzi, gli facciamo un cappotto. Infatti, per esempio, passo famoso questa cosa perché la prima volta che lo fece, fecero 7 gol alla Roma in un quarto d'ora e vincerò 7-0. Quindi questa è una squadra assolutamente immortale che rimarrà nella storia, e tra l'altro passerà nelle generazioni future perché il figlio di Valentino Mazzola, Sandro, sarà una stella dell'Inter di Herrera, un'altra squadra che poi farà grandi cose. Quindi spero che questo video a Marcord, molto a Marcord, vi sia piaciuto e seguite la nostra pagina. Ciao a tutti!